Mystery Food Toys da Amazon. Vediamo insieme come sono troppo curiosa, ma prima di scoprirlo, sigla! Yolanda Ritz. Everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Sweets ed oggi sono tornata con un nuovo video dove andiamo ad aprire insieme dei toys misteriosi, quindi dei giochini misteriosi, però a forma di cibo. Cosa abbiamo qui? Andiamo alle presentazioni. Abbiamo, come sempre, ragazzi, super top, questa pizza stretchy anti-stress, fidget toys, come la volete chiamare voi, però questa volta vegana. E andiamo a scoprire insieme dentro cosa troviamo. Poi abbiamo Play-Doh Kitchen. Io adoro queste cose, perché non le ho avute quando ero bambina? Non lo so, ma le andiamo a fare insieme comunque. Praticamente possiamo creare dei toast con la plastilina. Faccio il largo a tutto perché questo penso che sia la cosa più bella che possiate vedere in questo video. Si chiamano di Hungries perché sono arrabbiati, hungry, Hungries, non lo so. Words, Wizard Puppies, cioè proprio la popò, non ho capito. Comunque sono tre personaggi dei film, dei cartoni, eccetera, con delle cose con il cibo che si possono trasformare, e questo è per creare uno slime. Ma prima ancora vi ricordo di mettere un pollice in su se vi piacciono questi video, iscrivetevi, attivate la campanella. Mi raccomando, per non restare mai senza i miei video, tutti i giorni alle 14:30. Vi voglio ricordare anche il mio sito, che è www.yolandaswitz.it, andatelo a visitare per tante novità di slime e il mio merchandising. Vi ricordo anche che ci possiamo incontrare. Ci possiamo incontrare il 14 ed il 15 di agosto, dove finalmente a San Nicola Arcella in Calabria. Vi metto tutte le informazioni scritte qui. Indovinate da quale toys parto? Parto dalla Play-Doh o parto dalla pizza? Scrivetelo. 3, 2, 1. Avete scritto? Da quale parto? Ditemelo giù in un commento. Siete pronti? Io parto da Play-Doh. Sì. Perché ho troppa voglia di realizzarlo insieme a voi. È tutto così carino, nonno Pino! Mamma mia, raga, cioè io adoro, ma stiamo scherzando! Ci sono tutti gli stampini per creare le cose con il cibo! Stampino per creare il pane, quindi il toast. Uno stampino qua dietro per creare il formaggio. Abbiamo un piattino. Qua dietro ci sono altri stampini per creare la lattuga e le varie posate. Poi, ovviamente, i Play-Doh colorati. Poi cosa abbiamo? Ovviamente questo per fare il toast. E sotto in realtà si può intercambiare perché c'è il waffle. Si gira e si può creare il waffle. Guardate, raga, sembra quasi uno slime. Andiamo a prendere il Play-Doh e lo andiamo a schiattare dentro la formina per fare il nostro formaggino. Poi prendiamo questi, raga, vi giuro, cioè sono la bambina più felice del mondo. Allora, fortunatamente ci sono più colori. Allora, vediamo. Abbiamo il bianco, no, il beige, e poi abbiamo due marroncini. Allora, mo viene la parte difficile, perché voglio creare il toast col formaggio. Andiamo ad appiattirlo e lo andiamo a mettere all'interno della formina per creare il nostro toast. Ok, allora abbiamo le due parti di toast, sia destra che sinistra. Lo vado a tagliare con il coltellino, ovviamente finto, dato in dotazione qua dentro. Allora, abbiamo le nostre due parti di toast che devono essere messe uno sopra e un altro sotto. Lo dobbiamo stendere e lo dobbiamo andare a mettere attorno al toast. Oh, dai, si può fare. Eccolo, si può fare. No, raga, no. No, 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 no. C'è. Abbiamo il nostro toast con il formaggio ed è la cosa più bella del mondo. Cioè, raga, ma stiamo scherzando? È bellissimo, stupendamente bello. Mettiamo da parte il nostro toast con il formaggio, che è enormemente fantastico. Poi, se volete vedere ovviamente altre cose inerenti con il Play-Doh, ci posso fare ovviamente uno short, ma sicuramente lo farò perché voglio andare ad utilizzare anche le altre cose. Adesso andiamo ad aprire la nostra Easy Pizza, la nostra Stretch Pizza,
e vediamo un pochettino com'è dentro, perché sono veramente molto 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 curiosa di scoprire com'è la nostra pizza questa volta che è vegana. Eccola qua. Allora, come sempre qui abbiamo la nostra pizza, ok, che si apre qua. La pizza è stretchy, quindi è allungabile, ok. Vediamo com'è. Tipo dentro c'è la sabbia, vedete, si streccia, si allunga. Questa pizza in realtà è fatta apposta per un gioco, ossia bisogna farla girare più e più volte per non far cadere gli ingredienti che ci sono qua dentro. Ma vediamo che ingredienti ci sono per questa pizza. Allora, per questa pizza, che d'altronde ha questi fogli sopra che sono veramente, ragazzi, questi fogli li vedete, non capisco perché li mettano, che poi di un'antipaticità esagerata. Questa pizza sopra ha le verdure. Allora, ve la faccio vedere così perché non avete idea di come sia difficile staccare questi fogli. Uno spreco di plastica. Allora, c'è tipo un peperone, c'è pomodoro, una foglia di basilico, c'è il fungo. Questo non ho capito cosa sia. Che cos'è questo coso verde? E poi c'è la salsa, che in teoria dovrebbero essere messi così sopra la pizza. E abbiamo la nostra pizza con gli ingredienti magici, che poi se facciamo la collezione di questi noi possiamo andare a scambiare e a mettere più ingredienti possibili sopra. Ma siamo arrivati a questo, che raga, allora, penso che ci voglia un po' di tempo per realizzarlo. Abbiamo qui tutti i nostri personaggi con tutte le cose degli slime. Allora, andiamo a vedere qua dentro cosa c'è. Quindi io vado a scegliere questa bustina con i glitter. Il contenitore del cibo, versa lo slime. Allora, apri il contenitore del cibo, quindi lo voglio fare all'interno dei Fruit Loops, dei cereali, va bene? Allora, vediamo che c'è scritto. Allora, apri il contenitore del cibo e versa lo slime. Non rimuovere la sfera dello shaker. Agitare una volta per mescolare le polveri. Apriamo lo slime. L'andiamo a mettere qua dentro, tutto quanto, senza togliere quella pallina che abbiamo trovato prima da dentro. Ok, abbiamo versato tutta la polverina, perfetto. Poi i glitter, apriamo tutti i glitter che mo mi sporcheranno tutta, e le andiamo a mettere tutto dentro lo slime. Poi c'è scritto di chiudere e shakerare le polveri. Ok, dopo aver riempito il WC di acqua, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aprire la nostra figura di Voldemort, andare a mettere l'acqua che abbiamo messo fino alla linea all'interno della figura. Non dobbiamo spostare le gambe, ok, di questo personaggio, perfetto. Poi dobbiamo andare a prendere la polverina che abbiamo shakerato all'interno dei Fruit Loops, che poi si chiamano diversamente, hanno anche il disegno della popò sopra, e dobbiamo andare a mettere queste polveri all'interno del personaggio. Shakera. Anche la palla dello shaker dovrebbe entrare nel personaggio. Chiudi la bocca a scatto, poi con un pollice devi coprire il sederino. Agitare per un minuto. Oh mammina. Dopo aver agitato per un minuto, solleva il coprivater, che è questo, ragazzi. No, ma io sono curioso troppo, ma stiamo scherzando. Posiziona il tuo personaggio direttamente sopra il gabinetto rivolto in avanti. E dobbiamo tirare sopra le gambe. Ma io adoro. Ragazzi, in tutto ciò noi potevamo mettere anche il profumo. Ma io sono scioccata, cioè nel senso. Allora, un minuto, vabbè, non abbiamo agitato un minuto. In realtà, raga, sembra che si stia indurendo come tipologia di slime. Ora non lo so. Lo scopriremo insieme. Sembra che si sia addensato, eh. Attenzione. Dopo un minuto dobbiamo alzare le gambe del nostro personaggio. Oddio, ho paura. Oh, aiuto! Ok, è uscito fuori questo robo, raga. Aiuto. Ma non è slime. Rimuovi la sfera dallo shaker, conserva e rimane. Ok. Va bene. Ok, ma non è slime. Cioè, è ancora acqua, non si è formato, raga. È acqua. Ok, io sono un po' scioccata da questo gioco, vi devo dire la verità. Non lo so. Va bene. Ragazzi, allora, io dopo... Non so se considerare un epic fail. Io sono stata attratta più che altro dalle bottigline dei personaggi che sono fighissimi. E poi dallo slime più che altro. Non lo so, è strano. Boh, forse si sta formando lo slime, ma è stranissimo. Boh, è acqua, raga, è acqua, non si fa.
Va bene, amici, allora, grazie a tutti per aver visto questo video. Non è stato epic fail, diciamo che ci siamo divertiti. Io vi voglio tanto bene, vi mando un bacione ed un abbraccio e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Ciao, amici!